Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Deborah Compagnone ha sposato Alessandro Benettone e il loro matrimonio procedeva a gonfie vele. Ma poi la rottura, ecco la verità. Appunto, il termine del matrimonio tra Deborah Compagnone e Alessandro Benettone ha sconvolto tutti. Ma quale verità si cela dietro questa separazione? Vediamo cosa è successo. Deborah Compagnone è una delle ex sciatrici più forti del nostro paese. È una delle poche sportive che è stata in grado di ottenere la medaglia d'oro olimpica in tre differenti sezioni. Proprio per questo motivo, Deborah è considerata un vero e proprio fiore all'occhiello per l'Italia. Più volte l'ex sciatrice ha primeggiato nello slalom gigante, in particolar modo tra il 1994 e il 1998. La Compagnone si è appassionata a questo sport da giovanissima, infatti già all'età di 16 anni è stata in grado di vincere la medaglia di bronzo in discesa libera ai mondiali juniores. Per anni la campionessa Compagnone è stata davvero strepitosa nello sport, ma successivamente ha dovuto subire una grossa frenata. Per diverso tempo, infatti, si è allontanata dalle piste da sci. Un capitolo triste della sua vita professionale. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, Deborah Compagnone è stata legata ad Alessandro Benettone. Deborah Compagnone e Alessandro Benettone, ecco perché è finito il matrimonio. L'annuncio ufficiale della loro relazione avviene nel 2007, anche se i due stavano già insieme dal 1997. La loro era un'unione molto forte che riusciva a tener testa a tutto. Una coppia tanto apprezzata da tutti, veniva sempre seguita da tantissime persone. In molti provavano stima per Benettone e la Compagnone. Tant'è vero che, nel momento in cui hanno annunciato la loro separazione, si è generato il caos generale. Nessuno voleva crederci. Tutti coloro che li hanno seguiti da sempre, e il popolo del web, è rimasto totalmente senza parole dietro questo annuncio. Una verità che, per tanti, ha segnato la fine di una storia bellissima. Ma perché è giunta questa rottura? Per anni Deborah Compagnone e Alessandro Benettone sono stati una delle coppie più affiatate ed unite di sempre. Molto il tempo in cui i due hanno condiviso la vita, e dal loro matrimonio sono nati anche dei figli. Si chiamano Agnese, Tobias e Luce. Nel 2021 però arriva un cambiamento sostanziale, un qualcosa spinge la coppia a separarsi per sempre. Con molta probabilità questa separazione è stata causata anche dalla convivenza forzata causata da lockdown, per la pandemia globale. Nonostante ormai il divorzio sia avvenuto, la coppia continua a mantenere un rapporto civile per il bene della loro prole. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah. We'll be right back.